Buongiorno ragazzi, siamo in Australia. Abbiamo qui le nostre bici da dirt. Abbiamo qui il nostro Daniele Ferri. Good morning guys, how's it going today? My name's Daniel. Parla italiano. Come va ragazzi? Ti ho domandato qualcosa. Dani ragazzi abita fisso in Canada praticamente da 4 anni. Però è italiano, è 100% marchigiano. È venuto a farmi compagnia per il Crankworx. Se non avete visto il video del Crankworx ve lo lascio qui in alto. Oggi facciamo un tour street urban riding con le bici da dirt appunto. Casco da dirt. Chiamato selfie per mio figlio che ha un problema evidente all'orecchia sventola. Guantini sudati e puzzolenti del Toto, che trovate sempre in descrizione, mi raccomando. E adesso allora scoperta dell'Australia. Call me Bucky Nick, is lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. È giungla fuori dalla stanza. Ciao. Praticamente ragazzi, il Crankworx ci ha messo in questo resort. Veramente, veramente resort. Ci sono ben 3 piscine. Cioè guardate che figata, Gardaland praticamente. Non c'è la porta. Comunque c'era la scalinata anche, doppia. Comunque ragazzi, siamo a Cairns, in Australia. Est dell'Australia, pieno di animali selvatici, tipo questo uccello mai visto. Guardalo, guardalo. C'ha gli stuzzicadenti al posto delle zampe, quell'uccello lì. Secondo te vola? In teoria dovrebbe volare. Vediamo se vola. I miei piccioni. Proviamo a farli. Li riusciamo a saltare tipo panettoni, no? Detto, mi raccomando, occhio agli animali in Australia. Dove stanno andando i ragazzi? Nella foresta, porco zio. C'è ragni mortali, serpenti. Tutto naturale. È naturale, però. Anche le morte. Niente ragazzi, ci siamo accorti che non abbiamo internet. Quindi, prossima tappa, andiamo a fare una sim. Guarda, di 30enne sedan. Carina, ma mi piace di più la mia. Eccolo, il nostro centro commerciale per la sim. Raga, ci hanno raccomandato assolutamente di... Ma cazzo, qui devo censurare tutto. Che cazzo ci fanno le donne nude? Dicevo, ci hanno raccomandato di non lasciare assolutamente le bici da sole. Vabbè, neanche da noi si fa. Ma qui ce l'hanno raccomandato particolarmente più persone che abbiamo trovato in giro. Non mi sembra un posto così malfamato a me, però. Solo perché non ha mai visto un'app. Perché non amo? Vado a recuperare la sim, raga. Sim fatta, adesso l'attiviamo e prossima direzione, skate park. Minchia che zarri che sono qua comunque. Ma che cazzo era? Pastiglia del freno. Minchia, l'hai finita, zio! Minchia, se l'ha finita! Plagia! Non è nessuno bagno, eh! Minchia, caldissima! Ma non è che è vietato, magari? 2 seconds later. Ci chiedevamo perché non si potesse fare il bagno. È bastato fare 50 metri più in là per capire il motivo. Coccodrilli. In Italia paura delle meduse. Le meduse. Qua i coccodrilli. Ah, c'è bollettina qui piccolina. Puoi andare dentro questa? Oh, no, madonna, stai calmo. Gap di adesso da qui a là.
sai, non sei già capace di girare in una ball normale, c'è la ball quella seria. Supervert, col coping in fuori tra l'altro. Non devi urlare. È difficile, eh? No. Ho slidato col davanti sullo spigolo. Oh, l'abbiamo fatta dopo 300 tentativi. Andiamo a vedere il giro giro tondo lì. Ma cazzo fai a girare qua dentro? Che paura che fa. Cioè, fa veramente paura andare su, eh. Io ho paurissimo di andare su. Guardalo lì. Oh. Ehi! Oh. Bisogna prenderci confidenza. È che bisognerebbe entrare dentro dritti e fidarsi. Ola! Oh. Yeah. Sono andato dentro con la testa più o meno dritta. Allora, devo entrare. Fu. Fu. Oh. 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 Shit. Si è alzata. Si è alzata adesso sotto sopra. Si sono alzate quando ero su là, Hai droppato. Putt. Ma eri qua con le gomme. No, non dirmelo, non voglio neanche sapere, basta. Te l'ho detto, io l'ho fatto, ragazzi, il loop una volta al Munich Mesh, non so di che anno. C'era il vero loop, non la ball così chiusa. C'era proprio il giro della morte. E sono uscito proprio dal loop. Sono atterrato per terra di faccia, per fortuna c'erano i materassi. Ma ho piegato il telaio a cammello. No, 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 per me basta. Loop, fatevelo voi. Laghettino di Wake. Come al solito riprendiamo l'energia con la barrettina di Foodspring. Prendete o mango o cookie, codice faraone, ragazzi, e usate i link in descrizione per supportarmi veramente, così ci guadagno un pochino, grazie. Ma che roba sti alberi, oh. Ma va che intreccio di roba. La vera vita tropicale, raga. Cioè, non ci può essere visione più americana di questa. Attrezzi per fare palestra qua. Sono proprio pellicani quelli. Stanno dormendo. Cioè, c'hanno il collo girato a 180 gradi col becco dentro nella schiena. Ma non ci credo. Ma va che è una piscina così è questa. Che arrivi qua e fai il bagno, eh. Ma che roba. Figa. Passi di qua, vuoi farti il bagno, ti tuffi dentro e via. Oh, la madonna. Figa, che spento il Dani. È alto, non è basso sto coso a far 3-2. Oh. No, aspetta, sbagliato. No, sbagliato tutto qui. No, la sfida qui sarebbe farselo tutto in fechi, salire in 100 tutto in fechi. Guarda che è alto, No, c'è una cazzo di colonna. Se ci fosse Ivo farebbe 100 bar tranquillo, quindi devo farlo anch'io. Neanche sull'erba. Sali sul ledge qua, e dai una pedalata, bagnoppi e sgappi tutto. Tutto, tutto, tutto. Oh shit. Che nazi. Uè, Ciro. Ciro a Napoli. Va qui che benchettino. Benchettino carino. Benchettino carino.
Industry 9, e sei sempre ok. T'hanno girato il manubrio, talmente girato la stecca. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. No, troppo. Ok, come nuova. Rifaccio. Yeah. Cazzo. Cazzarola. Come si chiama questo? Trick? Di merda. Niente raga, stiamo cercando di capire che vorremmo fare l'escursione sulla barriera corallina, però non sappiamo dov'è. Ho lì barco in mezzo. Ah, c'è un po' di ansietta, eh. Vediamo. Oh shit. Raga, abbiamo trovato i traghettoni che ci portano sulla barriera corallina, però cioè io di solito in vacanza disso sempre chi prende ste robe, ma stiamo salendo sul barcone dei... Fammi vedere quanto sei turista da 1 a 10. Shampoo. Ah, shampoo. Per concludere questo video, in realtà è passata una settimana a me, anche è cresciuta la barba. È stato un bel giretto per Kaim, ci siamo divertiti. Domani torniamo a casa, anche questo video finisce qui. Grazie di aver seguito questo video, ci vediamo per la prossima. Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about a nigga rapping conscious, but he ignorant? How he find a hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women? He's the rolling, it's another, he just got the win.